Una delinquenza che ormai dilaga in tutte le strade a tutte le ore. Derubati due volte dai ladri e dallo Stato. È una delle frasi riportate sugli striscioni di una ventina di esponenti della Lega Nord che con vessilli e fiaccole in mano hanno manifestato di fronte a uno dei bar fanesi preso di mira dai ladri più e più volte. Ben 5 negli ultimi mesi e più di 10 in 6 anni di attività. Tant'è che ora tutte le assicurazioni si tirano indietro. Ma negli ultimi giorni sono diversi colpi messi a segno sia nelle abitazioni che negli esercizi commerciali di Fano, come in alcuni bar e ristoranti del lungomare e in un tabacchi del centro storico che da un furto si è trasformato in una rapina. Nessuno è più assicuro, dicono, neppure dentro casa, una situazione che per il Carroccio va affrontata con urgenza da parte del governo. Non solo di solidarietà con le vittime, ma anche perché il governo cose semplici. Primo, ripristinare la galera per chi ruba. Secondo, espulsione immediata dopo scontata la pena dei recidivi. Eliminare tutte quelle norme cosiddette svuota carcere che impediscono oggi come oggi prendi ladri, anche quando li prendi, di tenerli in galera. In altri termini, è vero che è bello identificarli, prenderli, poi dopodiché domiciliari, che è una presa in giro, perché questa è la sera, lo sanno tutti, alla sera riescono e si fanno burla del nostro popolo, delle nostre istituzioni e soprattutto dei nostri cittadini. Questa è una prima fiaccolata che faremo per ricordare appunto a tutti, per questo non è una cosa della Lega o di qualcun altro, è una cosa del popolo, che il governo ci deve difendere e per difenderci bisogna fare altre cose. Primo, costruire nuove carceri per tenerli dentro. Secondo, assumere nuovi agenti di polizia penitenziaria e personale amministrativo di cancelleria, perché quello accelera i processi. E terzo, basta col buonismo. I ladri, la prima volta li perdoni, la seconda li perdoni, ma quando uno ha peccato più volte sta dentro e butti via la chiave. Semplice, lineare, chiaro. Venne amato sindaco di Pesaro, vice segretario nazionale del PD, ci dice che lui adesso fa le ordinanze anti-accattoni. Bene, ti faccio la multa, non c'hanno a perdere niente. È una presa in giro. Una prima fiaccolata, detto, perché avete intenzione di organizzarne delle altre? Sì, il problema è che, come si dice, non ci si sta più dietro, perché anche oggi a San Benedetto hanno picchiato un signore che era un distributore, l'hanno bastonato in tre, a Fermignano. Cioè, qui il problema è che noi cerchiamo di risvegliare delle coscienze assopite da un governo che chiacchiera di tutto, di matrimoni gay, meno che della cosa fondamentale per i cittadini, che sono il lavoro e la sicurezza. Noi speriamo con queste fiaccole di riaccendere l'attenzione ai cittadini. Poi non so se ci riusciremo, ma ci stiamo provando. È incredibile, per questo come Lega Nord di Fano cerchiamo di dare la massima solidarietà a tutte le opere.